che l'ambito della prevenzione è forse uno di quelli in cui si registrano più differenze tra diverse zone del paese. È fondamentale invece potenziare sempre di più gli strumenti di prevenzione che per tante malattie sono anche gli strumenti più potenti che abbiamo. Oggi abbiamo parlato di un tema molto delicato che è quello della vaccinazione delle donne in gravidanza. Eppure ancora oggi tante donne nel nostro paese non conoscono questi percorsi e non conoscono l'importanza di mettere in sicurezza i nascituri anche attraverso questi percorsi. Quindi potenziamo la medicina territoriale, potenziamo i consultori, facciamo in modo davvero che tutte le donne su tutto il territorio nazionale vengano protette anche in un momento di grande fragilità che è quello proprio della gravidanza. Conoscenza e comunicazione, diceva che la polarizzazione che c'è stata durante il Covid ancora lascia qualche strascico. Ha fatto molto male, ogni volta che si parla di vaccini ci si divide in due fazioni. Dobbiamo sempre considerare che la scienza, i numeri, i fatti, i dati ci hanno guidato a prendere delle decisioni nel momento più buio della nostra storia, hanno messo in sicurezza un paese. Quindi dobbiamo fidarci dei nostri medici, del nostro personale scientifico e delle istituzioni che grazie a questo personale altamente qualificato prendono le decisioni più giuste a tutela di tutti i cittadini.